innanzitutto la nostra pasta di mandorle vegana con 200 g di mandorle pelate e le facciamo sbriciolare e facciamo andare il frullatore per qualche minuto in modo che il caldo liberi anche un po' di olio delle mandorle che favorisce l'amalgama del tutto e quindi facciamo andare le nostre mandorle. Fatto questo dobbiamo aggiungere 32 g di maizena o anche la fecola di patate, va bene lo stesso. Allora, i miei pesi saranno un po' strani perché ho adeguato una ricetta che ho trovato con la quantità di mandorle che avevo io, anche perché la ricetta prevedeva 500 g di mandorle, sono veramente tantissime. Poi un po' a piacere, ma tanto questa è buona, la vaniglia questa in polvere, c'è scritto una buona presa, quindi mettiamo giù un po' di vaniglia che tanto non può che dargli sapore, quindi insomma va bene, ce l'ho messa. E quindi facciamo di nuovo andare il tutto e poi aggiungiamo i liquidi. Poi dobbiamo aggiungere 71 g di sciroppo d'agave. Allora, come vedete la pasta di mandorle già è abbastanza malleabile. Per renderla comunque della consistenza che vogliamo, quindi io direi che è ancora un pochino più morbida, andrebbe bene, dobbiamo aggiungerci a filo un pochino di acqua tiepida. Ah, questa è la mia pasta di mandorle e ora la copro con la pellicola trasparente e la lascio riposare in frigo per almeno 10 minuti, ma io la lascerò un bel po', quasi tipo anche un'ora, perché tanto nel frattempo devo fare altre cose e siccome vedo che è venuta un pochino troppo liquida, speriamo che si rapprenda. Comunque è così, deve riposare in frigo. Adesso passiamo a fare l'impasto dei nostri tartufi. Ci vogliono 2 tazze di cocco in scaglie, di cocco secco in scaglie. Io ho preso questo di questa marca Rapunzel, che sinceramente già conosco perché ci ho preso altri prodotti. Lo trovo al negozio bio e secondo me insomma va più che bene, comunque bisogna farlo 2 tazze. Purtroppo la ricetta dei tartufi ha queste dosi da fare con le tazze, con i cucchiai, come diciamo unità di misura, e sinceramente un po' mi inquieta perché non lo so, non mi rende molto tranquilla la cosa. Comunque facciamo come dicono. Ora qui viene il bello, c'è scritto 1/4 di tazza di olio di cocco. Sinceramente ora io non so quanto sia 1/4 di tazza, che poi questo olio di cocco sicuramente andrà anche un po' scaldato perché è molto caldo. Comunque vediamo che succede passandolo lì dentro. Ora, quanto sarà mai 1/4 di tazza? Non lo so, forse 1/4. Ma che ne so, è difficilissima questa cosa. Intanto proviamo a vedere, mettendolo giù così, più o meno dove arriva, perché tanto poi sciolto più o meno è così.
Ora va bene, dovrebbe essere un po' tipo compresso, ma secondo me così sembra quasi metà, ma va comunque compresso, quindi ci può stare. Secondo me ci siamo. Odio queste ricette fatte così, perché non ci si capisce un tubo, secondo me. Comunque, mettiamo giù anche il nostro olio di cocco e speriamo che si sciolga. Poi dobbiamo mettere un quarto di tazza di sciroppo d'agave. E anche qui la cosa non è per niente semplice. Un po' che bella, c'è scritto un quarto di tazza. Ok. Più due cucchiai. Vabbè, casomai poi vediamo com'è la consistenza e ci regoleremo dopo, perché veramente mi sembra di stare a fare gli esperimenti, ma quegli esperimenti folli senza un senso. Vediamo un po' che esce fuori. Non sono molto fiduciosa di questa cosa. Quindi un quarto di questo più due cucchiai. La nostra immancabile vaniglia, un cucchiaio di vaniglia in polvere, quindi anche la vaniglia l'ho bella che è finita. Poi l'ho pagata pure parecchio questa cosina piccolina di vaniglia. Ok, un cucchiaio. Dobbiamo aggiungere i superfood, questi di Unicorn Superfoods, e nella ricetta ci va questa che è questa qui delle bacche di goji nere e questo antiossidante blend. E praticamente dell'antiossidante blend ci vanno 3 cucchiai, proprio perché in questo modo i nostri tartufi verranno super colorati. Mentre delle bacche di goji ci vanno 2 cucchiai. Dobbiamo aggiungere mezza tazza di pasta di mandorle. Cioè, guardate carino che sta avvenendo, si sta compattando, sta avvenendo una bella crema, ma io vorrei soffermarmi sul colore, perché sta avvenendo un bellissimo color porpora e quindi secondo me poi con il nero del cioccolato verrà veramente carinissimo, anche se sull'immagine che c'era erano molto più rossi. Comunque vediamo che cosa succede alla fine. Voilà, ho creato i miei tartufini, cioè belli grossi, perché vabbè, non avevo voglia di creare tante palline piccole, e quindi adesso questi vanno messi in frigo. Loro dicono 10 minuti, ma secondo me più ci stanno e meglio è, perché almeno così l'olio di cocco comunque si rapprende bene e diventano molto più solidi, e quindi adesso li andiamo a mettere in frigo per un po'. Ho sciolto, però ovviamente è poco rispetto a quello che mi servirà, quindi userò magari la Nutella. Ho sciolto il cioccolato fondente all'80% bio e quindi qui ci andremo a inzuppare i nostri tartufini che adesso tireremo fuori. Allora, ok, ho fatto, diciamo che questi con il cioccolato fuso ovviamente sono molto più carini perché sono un po' più lisci. Questi con la Nutella sono un pochino più dall'aspetto rustico, però magari così si accontenta un po' tutti, no? Chi vuole la cioccolata alle nocciole, chi vuole il cioccolato fondente, si accontenta tutti. Insomma, adesso questi vanno di nuovo in frigo fino a che non si crea la crosticina di cioccolato e poi sono pronti da mangiare, e quindi buon appetito! Ciao!